Sto aspettando da Cassamarca una risposta. Se loro mantengono gli impegni, noi continueremo la nostra collaborazione. Se non li mantengono, dovremmo chiedere all'autorità giudiziaria di farli rispettare. Tra tagli, mancati introiti e casse che languono, quei 10 milioni di arretrati che l'Università di Ca' Foscari avanza da Cassamarca per mantenere l'Ateneo Treviso pesano nei bilanci, che comunque per l'Università Lagunare sono in ordine, secondo il rettore Carlo Carraro. Ma ci è voluta una manovra da 180 milioni, ed una pianificazione triennale fino al 2015 da quasi mezzo miliardo. Lacrime e sangue per il personale, per legge ogni 5 che andranno in pensione arriverà un solo sostituto. Però sono confermati 200.000 euro per il fondo di Ateneo a sostegno della ricerca, il 10% annuale. E per gli studenti non ci saranno variazioni. Nessun momento di tasse per i prossimi 3 anni, cioè l'impegno a non aumentare le tasse per 3 anni in modo da superare un momento difficile, ma questo, grazie appunto ad altre risorse che siamo riusciti ad attirare, ci permette comunque di realizzare i progetti che avevamo pensato. Si avvicina anche al campus di Mestre? Si avvicina il campo di Mestre, sicuramente nel 2013 sarà completato, si sperava nel marzo 2013, probabilmente sarà un po' più avanti, ma finiremo anche il campo di Mestre. Con i proventi pari a circa 7 milioni di euro della cessione di superficie alla Camera di Commercio di Venezia, Ca' Foscari potrà in seguito realizzare anche un quinto edificio da destinare ad ulteriori attività dell'Ateneo. Ci vorranno invece almeno 2 anni per avviare la realizzazione di nuove residenze per gli studenti, sempre in via Torino, il cui costo previsto sarà di 8 milioni di euro. Il momento è difficile perché il Ministero ha tagliato anche quest'anno i fondi all'università, dimostrando poca lungimiranza nei confronti dello sviluppo del Paese. Però noi, grazie ai risparmi fatti negli anni scorsi, non soltanto siamo in grado di chiudere il bilancio in positivo sia per il 13 che per il 14 che per il 15, ma anche aumenteremo i finanziamenti alla didattica, alla ricerca e alle residenze studentesche, cioè riusciamo comunque a concludere tutti i programmi che avevamo immaginato.